Ok, ciao a tutti ragazzi, oggi si proverà a giocare a Dance Heartbreak. Partiremo dall'inizio. Quindi, un po' come abbiamo fatto in Titan Souls. Questo è per evitare sostanzialmente di fare spoiler. Quindi preferisco partire dall'inizio dove la possibilità che ci siano spoiler è inferiore. Allora, vediamo come reagire. Siamo a tavola, papà parla di lavoro, la madre interrompe. Oh, il gioco ha scelto per me. Soda Salesman. Facciamo finta che l'abbiamo fatto. Ok. Well, travel bit, we will cover all travel expenses. Beh, già almeno quello pagano le spese. Ok, quindi dove devo andare? Dorisburg. Never heard of it. Posso pensarci? Ok, quindi ci dovrebbe essere un mentore in città per spiegarci come vendere soda. Vodka. Ok. Ok, facciamo che i genitori diventino orgogliosi di noi. Ok, what are you watching? The news.
Ok, come vedete qua in alto ci sono i minuti, sono già le 21 e 20 per esempio. Quindi il tempo è in tempo reale, abbiamo 565 dollari. Abbiamo un bun che abbiamo appena preso dalla tavola. La mettiamo nella scatola. Ecco qui. Abbiamo credit card e questa bun. Questo pezzo di torta. Prendiamo un po' d'acqua, magari può essere utile per dopo. Dovremmo andare in camera a dormire. Questa mi sa che è la camera dei miei. Questa è la camera di Sebastian. Sembra di non poter interagire con nulla, se non qui. Ok, proviamo a dormire. Allora, come avete visto, non sappiamo molto di quel che sta succedendo. Siamo buttati in una situazione, questo ragazzo Sebastian viene offerto un lavoro non troppo sicuro e poi si parte subito con il viaggio. L'altra volta, quando ho testato il gioco, sono arrivato esattamente a questo punto sulla nave. Volevo solo vedere se funzionava. Personalmente trovo che la grafica sia assolutamente splendida, con questi colori molto vivaci, un po' pixellosa, però è anche fatta molto bene, curata molto bene, soprattutto i modelli dei personaggi. È un tipo di grafica che secondo me da un lato punta molto a far capire quanto se il gioco sia indie o quanto sia innovativo eventualmente o borderline. Ma allo stesso tempo ha una grossa personalità. È immediatamente riconoscibile ed è diverso da qualsiasi altra cosa. Quindi è molto interessante. Ok. Possiamo prendere un'altra po' di acqua. Vediamo cosa c'è. Mettere via. Sembra che non ci sia segnale per la TV. Siamo sempre a bordo della nave. Chiusa. Proviamo ad uscire. Oh, sì, ok, siamo arrivati allora. Il tasto destro si può ruotare l'immagine. Proviamo a parlare con qualcuno. Ok.
follow the water. Proviamo. Domochka? Com'è che si chiamava l'hotel? Tenteremo di trovarla. Hanno detto di seguire l'acqua, ma di non attraversare il ponte. Ok, decisamente, quindi qua potremmo essere già arrivati. Troppo in là. Ah no, Tevochka, trovato! Incredibile. Sembra veramente una topaia. Ok, abbiamo trovato una mappa. Ah, quindi Tevochka è qua. C'è un ospedale. Le linee del tram. Ministero. Tourist Information, che è davanti alla nave, dove abbiamo visto prima. Plaza. Tutto sommato non è vicino, non è lontano dal Tevochka, ma bisogna attraversare il canale. Caffè Ponti è sempre su questa specie di isola centrale. Ok. Presentiamoci. What? Ok. Ok. Vediamo se ci può dare qualche informazione in più. Qualcos'altro che possiamo prendere. Vabbè, la mappa ce l'abbiamo già. Possiamo sederci se vogliamo. Diamo un'occhiata nel diner. Immagino potrebbe essere peggio. Come sospetto che stia andando a fuoco. Sarà questa allora.
Past the large staircase, then take a left in at the dining hall. Okay. So it's after the first floor. Eccola qua. Oh mio Dio. What? What? Ma non siamo entrati? E usciamo di qua. Ok. Questo è un bagno. Ok. Non so voi, ma io sono completamente confuso da sta cosa. Se potessi mi metterei a dormire dentro la vasca a sto punto. Continuiamo ad uscire da quella porta di servizio lì, che è quella appunto del bagno. Proviamo a scendere a chiedere a questo punto. Allora. Qua oltretutto sta andando a fuoco qualcosa. Ah, technical issues.
Vediamo se si risolvono sto problema. Quanto pare la parte dell'hacking e di fare hacking sulla realtà è già iniziata. E vediamo quanto ci mette a riparare. Andiamo immediatamente a vedere cosa sta facendo. Non esiste che si aspetti con le mani in mano. What the fuck? Problems, per esempio. Sembra che faccia abbastanza schifo, comunque. Ma almeno posso dormirci. Vediamo. Mi sa che abbiamo dormito troppo. Vediamo se c'è qualcosa di utile, altrimenti bisognerà trovare il posto dove andare al lavoro. Cosa che, almeno in apparenza, da quel che mi ricordo, non abbiamo nessun tipo di informazione riguardo. Però abbiamo qualcuno con cui parlare. Chiediamo il nome di tutti per sicurezza. Proviamo a vedere se possiamo ordinare qualcosa. Bella onion soup la mattina. A mezzogiorno topi morti. Beviamoci un caffè.
Ovviamente l'ho appena perso. Non gli dico che ho trovato il floppy disk, ovviamente. Ok, walk toward the plazas and the town, behind the curtains and the park. Proviamo a vedere se riusciamo ad arrivarci. Dopotutto abbiamo la mappa comunque. Credo. Teniamo la portata. Premendo M sulla tastiera, oh, la posso perfettamente vedere. No, per ora ho bisogno invece di andare sull'isola. Proviamo a vedere se riusciamo a raggiungere il caffè. Ho appena attraversato qua. Il caffè è dall'altra parte, quindi dovrei girare subito qua a destra. E adesso dovrei essere più o meno nell'area corretta. E devo muovermi verso la parte sud. Esatto, dovrebbe essere qua. E ovviamente inizia a piovere, sembra giusto. Sembra che ci sia molta gente, però. Ah.
body vomit vomit. Proverò a vedere se ce la facciamo. Vediamo se riusciamo a trovare il datore di lavoro. No, non è lui. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Vediamo se è sto tizio. Vediamo di prendere un altro caffè. Inventiamo. Ok. Vediamo. Direi che però questa quest sarà assolutamente infinita. Per ora ci stanno facendo scoprire la città, cosa che è una cosa.